Spaghettation Time ancora. Avevo appena registrato il video per mostrare quello che ho acquistato nella prima tornata di oggetti e sono arrivati tre pacchi. Quindi adesso devo registrare, anzi, sto registrando un altro video. Allora, Hobbyland. Poi ho preso Proops, è Proops questo. Io non so cosa si vede esattamente, però ora vi farò vedere. Dunque, Proops, non vedo anche per questo. Scusate il mio disordine, ma veramente stavo facendo altro completamente. Stavo lavorando alla stanza. Dunque, allora, Proops Brothers Ltd, Inghilterra. Questi vendono, questa è una ditta che vende su Etsy e li ho trovati così, li ho trovati cercando su Etsy. E poi questo Fantasy Craft, velocissimi tutti, devo dire, non, Fantasy Craft credo di aver ordinato addirittura ieri mattina. Mamma, ieri mattina ho ordinato, è già arrivata la roba, ammazza. E quindi veramente una cosa pazzesca, velocissimi tutti. Anche Proops dall'Inghilterra, io veramente mi aspettavo. Beh, insomma, aspettavo un paio di settimane, normalmente così, e invece no. Cosa apriamo? Hobbyland, quello che mi è costato di più. Riso per non piangere. Allora, Hobbyland Legnano. Porca miseria, sti capelli, ma io non lo so. E qui, allora, non so se, ora, se ve l'ho raccontato, secondo me non ve l'ho ancora detto. Sto facendo un corso, ho appena cominciato a fare un corso di Art Clay Silver e quindi ho anche acquistato qualcosa che mi servirà per il corso nei mesi prossimi, perché sarà una cosa un po' lunga, mi sa. Ora mi ceccavo. Questo non si fa mai, però io l'ho fatto. Questo modo di tenere gli attrezzi non si fa mai. Quindi ho pensato come non fare. Io non vedo nulla, cosa si fa così? Marona, ma chi l'ha messa questa roba qua? Quante cose meravigliose. Allora, prendo il bigliettino in fondo, dovrebbe esserci. Dunque, bigliettino, bigliettino, bigliettino. O è fuori? No, perché altrimenti io non posso. Eccolo, eccolo. Non posso dirvi i prezzi, quindi. Mazza, senza trucco, paura. Allora. Questa è la sacchetta per Art Clay Silver e poi c'è il resto. So che c'è chi prova gusto erotico nel vedere le cose spacchettate, tipo un mio amico, ma sacchetta. Va bene, allora, ah no, questo veramente non c'entra. Allora, questa è la pietrina, perché ho sempre usato per accendere il saldatore, il brasatore, ho sempre usato l'accendino. E questo invece è l'accendino con la pietrina, che devo imparare ad usare, perché non l'avevo mai preso. Accendino con pietrina. Costo. Se fossero messi in ordine alfabetico, però ti dico che è costicchiato questo attrezzo. Abbi pazienza. Via. Accendi gas a pietrina. E non c'è il prezzo. Ah.
non è stato dettagliato. Allora, ascolta, te lo dico io, circa 20 euro, circa, mi scusino quelli di Obilan se dovessero passare di qui, perché io non adesso ho memoria di fare sui 20, se non qualcosa anche di più. Questo cubotto di plastica, questo serve proprio per, è soltanto un supporto sia per forare che per fare altre cose, e lo userò in, ah, questo è un uso vario ed eventuale, lo userò nell'art clay silver, ma in tutto praticamente, è un supporto da tavolo come vedete, ok. Poi art clay silver, che cos'è? Bello, eh? Quando non ti ricordo. No, questo è il misuratore per bracciali. Penso che sia. È il misuratore per bracciali. Questo serve in genere per la mia attività. Che mi serve effettivamente. Vorrei ricordarmi quanto lo ho speso. 6-7, ma non voglio dire scemenze. Non. Magari lo scrivo sotto. Sai che c'è? Lo scrivo nell'info box. Misuratore per bracciali. Poi, che è? Ah, pensavo fosse di più grande. Questa è la cera d'api, panetto di cera d'api, serve per lubrificare i vari strumenti, le seghette, le lime, eccetera. Le lime no, le seghette. Panetti, pasta, panetto, e ci sarà la siringa da qualche parte. Ora ti mostrerò di Art Clay Silver. E circa, allora io ho preso una confezione grande e ti dico che quella da 10 grammi si aggira, e poi però affidati di più alle alla descrizione sotto, perché potrei sbagliare, siamo sui 24-25 euro, perché è argento, ragazzi, argento puro. Poi, ah, ecco, vedi, punta d'agata per lucidare. Questa serve per fare un sacco di cose, ovviamente, sul metallo. Cioè, per vari usi. Misuratore per anelli in carta. Sono pezzettini di carta con la misura scritta che ci si avvolge. Per questo mi serve molto, perché è sempre un dramma quando devi fare l'anello per qualcuno. Martelletto plastico. Ne avevo già uno così, quello di plastica, perché, vabbè, è morto e defunto. E l'altro... siringa che ti dicevo, l'art clay esiste in tre formati, art clay silver questo, siringa, pasta e argilla. Poi spazzolette che servono sempre per l'art clay silver, ma volendo anche per altro, dovrebbe essere in acciaio, un po' duro, però ci vuole da quello che ho potuto capire, però anche in ottone secondo me. Poi, questa è una spatoletta da scultura che però mi servirà un pochino anche per l'art clay silver. A due punte, una piatta e una ricurva. Trapanino a mano. Art clay silver più che altro, per avere un trapanino. Guarda, forse si vede meglio da qua. Con le punte. E ovviamente mattarello, mi sa che lo farò in due volte sto video, perché verrà lunghissimo. Poi lima, limone, mi pare che si chiami limone, giusto? Non so perché limone, ti dico così, ma è una lima, una semplice lima mezzo tonda per art clay silver. Eh sì, limone, perché è scritto in giapponese, questi l'hanno fatto loro, quelli di lima semitonda. Dovrò metterla a parte, la uso solo per l'art clay silver, per sicurezza, perché immagino che non sia molto forte. Il limone, l'ho sentito chiamare così. Questo è l'attrezzino di plastica che si usa per fare modellare i cilindri di art clay silver. Ok? È un... in realtà uno può usare quello che... vuole per modellare, capito come si usa? Si rulla così. Poi
ci sono, questi veramente erano già in lista, sono le spugnette abrasive di tre grane differenti, molto sottili, grossa, mezzana e molto sottile, se non erro, e servono sempre per altri Clay Silver, ma anche per altri usi. Poi ho comprato una confezioncina di portanelli espositori per anelli. E ma guarda come sembra, che befana, eh? Vabbè. Allora, poi questa invece, Isa Pavelska. Questo invece è da usare con la polymer clay ed è uno stampo, però io lo vorrei aprire questo perché è bellissimo. Sì, vedo che dalla descrizione che sì. Mattarella sopra. Bellissimo. E se tu noti è una, tipo una lettera, quindi c'è una calligrafia sulla quale si può modellare appunto il panetto di Art Clay, volendo anche qualcos'altro. E poi era in offerta questa filigrana d'argento e io l'ho comprata. Dunque, Art Clay Silver andato. Bilancia digitale, non l'apro, una bilancia digitale e lasciamo perdere, ci voleva però, che devo fare? Sei d'accordo, ma? No, mamma, sto registrando, non parlare, tu devi... Poi... Questo è per gli anelli, per misuratore di anelli discreto, di buon livello, cioè misuratore anelli. Poi, vabbè, questa è pasta di legno. E il mandrino di legno, sempre per fare gli anelli in Art Clay Silver. E questo non me lo ricordo. Ah, sì! Questo è penso che sia il mandrino per fare i bracciali. Pesa, quindi direi che dovrebbe essere quello. Sì, mandrino per fare i bracciali, che non ho mai avuto in effetti. Poi e supporto di semplice plastica PVC, non so cosa sia, va bene, questa è la base su cui si lavora sempre nell'Art Clay Silver, molto semplicemente, niente di che. Poi, meno male che le ho viste, seghette, normali seghette per il mio archetto, di un tipo, due decimi, un tipo. Poi, basta. Finish con Hobbyland. Poi ricomincio con... e Fantasy Craft. Allora, devo dire, non conoscevo, mi ricordo che facevano la pubblicità sulle riviste, sulle idee di casa mia, se non sbaglio, e però non ho mai acquistato da loro e ho preso qualcosa. Vediamo. Allora, aprire senza eviscerare la persona. Arrivo.
Allora, tripod mesh, ah, tripod, questo è un trepiede, trepiede per saldare. Mi è interessato soprattutto per, adesso ti mostro, scusa, questi tempi morti, ma mi interessava, cioè il trepiede, che immagino sia questo, per la rete mesh, per la rete che è adatta per la saldatura, poi c'è il trepiede che lo sostiene. Ok, uno. Poi, Bruni, piccolo, no, scusami, non sono tre questi? Vabbè, questa è una punta per saldatura, pensavo fossero tre, non so per quale motivo avevo, è soltanto una punta, prima usavo una punta così di rimediata oppure semplicemente la pinzetta, e questa invece è proprio una punta per saldatura. Una spazzoletta di ottone, piccolina, la pinza con le ganasce di plastica. E penso di non aver preso nient'altro. Qui mi hanno mandato il loro catalogo. Ah, Bijou che passione. No, non è un catalogo, interessante. È la Bijou che passione, rivista. Non sapevo, mi informerò meglio. E grazie. Bene, e questo metto via. Presto, presto, presto che tardi, presto che tardi, presto che tardi, presto che tardi. Ok, ultimo ma non ultimo, il pacchetto di Proops, dei fratelli Proops, Proops Brothers, sono su Etsy come Proops Brothers Bros LTD, poi metto il link nell'info box. Dunque, il problema è dove andare a mettere sta roba, vabbè, mi manca il filo, la cosa più importante, ma manca il filo, ma adesso mi manca quello. Poi basta, cioè. Poi va bene, poi la stanza dei peccati si sistemerà nel tempo, non è che posso stare lì. Allicarla sopra. Non si fa così, mai verso di sé. Non fatelo, capito? Velocissimi dall'Inghilterra, non è tanto che ho chiesto, mi aspettavo con l'apparecchio è venuto, però mi aspettavo 15 giorni, di solito ti devo dire che mi hanno fatto pagare un botto di spedizione, però cioè 50 euro di spedizione, se mancava altro che aspettassi anche. Infatti ero molto, gli ho anche scritto dicendo, ma non è che è corretto questo prezzo? Mi hanno risposto, ovviamente. Allora, che odore di metallo, che buonissimo odore di metallo. Così no, però, Allora, porta attrezzi, porta pinze, piccolo porta pinze e one. Ecco, cuscino, è così piccolo. Beh, questo è un cuscinetto da sbalzo, niente di che. Un cuscino da sbalzo, anche per attutire, però va bene anche da sbalzo. Io l'ho usato, l'ho comprato per quello, cuscino. E ho comprato la base in gomma, è vero. Base in gomma per non far troppo casino, perché è vero che sotto, al piano di sotto abitano le nostre zie, sono sante. Però insomma, non si può abusare della gentilezza altrui. Poi, questo è lo spool knitter per fare passare quando si fa la treccia, quando si fa, come si chiama? Aiuto. Insomma, mi avete capito. Serve per diminuire la dimensione, la larghezza della maglia vichinga. Oh. Ok. Perfetto. E anche di altre maglie eventualmente, maglie tubolari, sempre.
un set economico. Qui su in Plumson ci sono cose secondo me un po' economiche, molte cose economiche. Quindi praticamente questo set per come dire, per fare i castoni, per incastonare, l'ho pagato veramente poco, poi lo scriverò nell'info box, è un set per incastonare pietre che comprendeva anche, dov'è? E non c'è, forse qui dentro, che comprendeva anche, sì, infatti, un porta, un classico portanello, vedete, il classico portanello di legno, quello più tradizionale, ma questi tre oggetti più il portanello, non so, 12 euro, adesso non mi ricordo, ma non era tanto. Plumson lo raccomando per le cose economiche, non che faccia schifo, però questo è un misuratore del diametro del filo, poi pinza di quelle heavy duty per tirare il filo. Oh, ma c'è una zanzara, sono tornate, ma pinza, dicevo, porca miseria, per tirare il filo attraverso la trafila, e queste sono le due trafile economiche, mica ho preso quelle, non ho preso quelle, non so io cosa sono, titanio, boh, trafile, perché probabilmente mi serviranno una sezione quadrata, una sezione rotonda, e anche queste circa 7 euro l'una, quindi vedi che non è, ho speso molto. Poi qui devi arrivare, e infine brass plated, ah, il martello, quello per picchiare forte, il martello di ottone classico, anche questo martello di ottone, che non deve essere molto grande, però mi pare di capire. Un martellino, ho comprato un martellino, ma va bene, ok, va bene, che si usa con i punzoni, con attrezzi di quel tipo, insomma, va bene, questo è qua, e quanto, vado tutto correndo come meglio potevo, e alla prossima, ciao!